Buongiorno, sono Anna Maria Bernardini De Pace, sono avvocato e sono coetanea della Costituzione. Entrambe quindi abbiamo una certa età, anzi certissima si può dire. Beh, amo molto l'articolo 29 della Costituzione e adesso ne voglio parlare un pochino con voi. Allora, cosa recita l'articolo? La Repubblica riconosce i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio. Il matrimonio è ordinato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi, con i limiti stabiliti dalla legge a garanzia dell'unità familiare. È bellissimo e chiarissimo come tutti gli articoli della Costituzione. Sarebbe stupendo se anche oggi le leggi e i decreti li facessero con questo eccezionale piglio lessicale. Purtroppo non è più così. Erano grandi quelli che hanno scritto, deciso e scritto la Costituzione. Allora, cosa vuol dire? La famiglia è una società naturale fondata sul matrimonio. Questo naturale è stata fonte e oggetto di numerose polemiche, per esempio in tutti gli anni nei quali si doveva stabilire se anche gli omosessuali potevano o no unirsi nel matrimonio e fare una famiglia. Allora, chi non lo voleva diceva che naturale era solo la società fatta da un uomo e una donna, perché il metodo per fecondare è naturale, quello tra uomo e donna. Ma naturale non vuol dire questo. È stata una polemica assolutamente politica e sociale che ha preferito utilizzare questo naturale nel senso che dicevo prima. Naturale vuol dire che è una società preesistente allo Stato, quindi la società sulla quale poi si è fondato, si è creato, si è stabilito lo Stato, quindi una società naturale fondata sul matrimonio. Perché sul matrimonio? Per dare una stabilità. Sicuramente è importante che ci sia un'idea di stabilità, forse una volta c'era di più questa idea di stabilità, oggi col divorzio, con la separazione, con soprattutto l'amore che è diventato una variabile del matrimonio, la stabilità matrimoniale e familiare c'è relativamente. Diciamo che la stabilità anche successivamente al divorzio dipende dall'intelligenza dei genitori, dipende dalla capacità dei genitori di garantire ai figli una certa situazione che consenta loro di continuare a formarsi, che consenta loro di continuare ad avere dei riferimenti genitoriali, ma anche riferimenti nello Stato. Perché? Perché i genitori devono essere capaci di formare i loro figli, certamente secondo il loro carattere, secondo le loro inclinazioni, secondo le aspettative anche dei genitori. Purtroppo c'è anche questo lato dolcemente egoistico, però devono soprattutto formare dei cittadini. Quindi chi si forma bene nell'ambito della famiglia è chi poi diventa una persona in grado di affrontare la vita, il lavoro, la politica, la società in termini giusti. Fondato sull'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi. Questo è un punto fondamentale. L'eguaglianza morale e giuridica dei coniugi consente che nell'ambito della famiglia non ci siano situazioni di prepotenza, di prevalenza, di vendetta. Purtroppo ci sono ed è su questo che dobbiamo tutti lavorare. La famiglia ha dei diritti, ma anche dei doveri morali nei confronti di ciascuno dei componenti.